Ciao a tutti, oggi vi parlo del trapianto delle zucchine. Guarderemo il sesto di impianto, l'irrigazione, concime e quant'altro. Io ho preparato un telo lungo circa 9 metri, anzi in realtà i teli sono due perché lo farò su due file. Intanto qualche premessa sulle zucchine. Le zucchine necessitano di molta acqua, molto concime e molto spazio, circa un metro quadro intorno a loro. Quindi io le ho già distanziate circa un metro, uno dall'altra. Sotto c'è un tubo dell'irrigazione che gli passa accanto, ma utilizzerò un sistema diverso rispetto al goccia dell'anno scorso, non mi ero trovato un granché bene con le zucchine. Quindi adesso vi faccio vedere cosa ho comprato quest'anno. Sono degli irrigatori che io ho acquistato per le piante da frutto, ma non ho ancora installato, quindi qualcuno di quelli lo utilizzerò per le zucchine. Questi sono gli irrigatori, hanno già il loro attacco sul tubo, poi vi farò vedere come funzionano, e sono regolabili. Questi vanno posizionati poi vicino alle zucchine a una distanza di circa 10-15 cm. Adesso vi faccio vedere come preparo il tutto. Vi ho fatto vedere già altre volte come che faccio io. Comunque adesso faccio rivedere. Vedete qua il tubo di irrigazione, è un tubo da 16 normalissimo. Col piantabulbi faccio un bel buco, bello profondo, una generosa manciata di stallatico pellettato, anche due. Poi per non far andare a contatto la piantina con lo stallatico, vi metto dentro un po' di terra, dopodiché mettiamo la piantina, e chiudiamo con la terra. Purtroppo adesso è bagnato perché ha piovuto fino a ieri, non era da fare questa operazione oggi pomeriggio, ma lavorando, se non lo facevo oggi, lo facevo fra una settimana. E visto che le previsioni non sono molto belle, tanto vale. Qui ci andrebbe la terra asciutta. Finito questo, un'altra dose di stallatico, possibilmente vicino al tubo. Ecco. Questo è il gusciolatore che vi dicevo prima. Ecco, questo va all'interno del tubo e questo va posizionato qui. Il tutto si collega con un tubicino molto sottile che ho qui, adesso vi faccio vedere. Il tubo va forato con un chiodo delle dimensioni all'incirca pari alla testa del raccordino. Attenzione a non forare da parte a parte, così. Poi, per lubrificare la parte, si potrebbe usare del grasso, ma poi me lo ritroverei nel terreno. Uso dell'olio di semi, ho messo qui nel contenitore un po' di olio di semi. Quando sentite lo scattino vuol dire che è passato. Poi si utilizza questo cavetto che si compra a parte, non è compreso negli irrigatori, della distanza dove si vuole posizionare poi l'irrigatore. Adesso vi faccio vedere solo come si monta. Questo in pratica va montato così, si posiziona il picchetto e quest'altra estremità ovviamente va inserita qua dentro. Ora io lo riscalderò perché è un po' troppo piccolo. Se vi capita di doverlo acquistare, magari andate con il campione e fate dare un tubetto delle dimensioni giuste. Questo è leggermente più piccolo di quello che dovrebbe essere.
se volete un metodo di montaggio un pochino più veloce, adesso ne ho fatti già 6-7, è il seguente: con la fiamma si scalda leggermente il tubetto, vi consiglio di fare arrivare il tubetto fino alla fine. L'altro giorno ho fatto una prova, l'ho montato male e si è staccato con la pressione, sembrava un pozzo di petrolio in eruzione. Ecco qua. Semplicemente adesso foriamo il tubo e inseriamo il raccordino, il gioco è fatto, ci mettiamo veramente poco a montarlo così. In chiusura di video mi stavo quasi dimenticando, dobbiamo fare la prova idraulica. Un minimo di soddisfazione per vedere se il lavoro è stato fatto bene o se dobbiamo aggiustare qualcosa. Accendo e vediamo. Sta cominciando ad arrivare. Ecco qui. Questo è quello che intendevo. Ovviamente va schiacciato sotto e l'acqua rimane all'interno. Tiro fuori per farvi vedere la regolazione. Di più, di meno. Spento. Adesso bilancerò i flussi per fare in modo che ogni piantina riceva la stessa quantità di acqua, più o meno a occhio. Secondo me questo è un sistema più efficace del goccia a goccia, almeno sulle zucchine e sulle colture che richiedono molta acqua. Quindi vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento e ci vediamo a breve con un altro video.